2200 metri quadrati di esposizione concepiti in maniera differente rispetto ai tradizionali punti vendita, con un contatto esperienziale con i prodotti ed iniziative periodiche nei vari settori merceologici. Questo ed altro propone il nuovo punto Expert di Salerno, che da via Vendere nella zona industriale si è trasferito all'interno del centro La Fabbrica in via Tiberio Claudio Felice, introducendo un concept che potrebbe poi essere replicato dalla catena in altre città d'Italia. Noi su Salerno ci abbiamo sempre creduto, 10 anni fa quando siamo venuti qui a via Venner. Mi fu presentato questo progetto da Geppi Lettini, che sinceramente l'avevo preso un po' sotto gamba, però ci avevo creduto comunque. Poi col passare del tempo il progetto si è evoluto, io ci ho creduto sempre di più, perché oggi i centri commerciali in giro ne troviamo tanto, molti sono cattedrali nei deserti e quindi sono presi d'assalto solo il sabato, la domenica, e quindi sono sporadici. Questo centro qua, a differenza di tutti gli altri, ha un'impostazione completamente diversa. Avendolo impostato su quello che è il fitness, l'area giochi, la food court in una maniera un po' diversa, questa dà la possibilità ai clienti, alle persone, alla popolazione di Salerno di viverlo il centro, ma non di viverlo solo la domenica, ma anche durante tutti i giorni della settimana. Massimo coinvolgimento dei visitatori, quindi, ed anche un primato come il corner Huawei più grande d'Italia. Dobbiamo dare quel motivo in più al cliente di spostarsi da casa e di allontanarsi dal PC e dalle comodità dell'online. Questo non solo facendo dei prezzi vantaggiosi, ma dobbiamo dare dei servizi, delle esperienze. Qui ci troviamo nell'area Huawei, la più grande d'Italia, sono 100 metri quadri dove potranno provare tutta la gamma Huawei, dagli smartphone ai watch, ai tablet, e poi provare tutte le tecnologie nuove. Abbiamo un'area caffè dove potranno degustare tutte le miscele di caffè possibili che trattiamo nel mercato. C'è un'area show cooking dove mensilmente ci saranno degli chef che ci accompagneranno e spiegheranno tante ricette e come utilizzare gli elettrodomestici che acquistano. Quindi diciamo che i nostri clienti, se ci vengono a trovare, non si annoieranno. Gruppo Somma tra i primi a credere nel progetto del Centro La Fabbrica di Salerno, che dopo l'inaugurazione guarda già a nuove iniziative anche nel sociale. Ringrazio il Gruppo Somma per aver creduto in noi, è stato tra i primi a scommettere con noi in questo progetto innovativo ed eccoci qua all'apertura del suo punto vendita, tra l'altro bellissimo, è uno dei punti vendita più innovativi d'Europa, quindi con format tecnologici molto avanzati. Per il futuro abbiamo tante cose da fare in mente, in progetto, in primis una immediata, dopo l'apertura ci stiamo già lavorando, ovvero quello di fare qualcosa per il sociale sempre qui all'interno del centro La Fabbrica. Faremo il primo parco avventura in Europa utilizzabile per disabili, come parco avventura intendo zipline, strutture in legno, quindi è una cosa veramente bella e particolare che vogliamo regalare come ulteriore servizio alla città di Salerno.